Viva la razza! Signori, benvenuti al sesto episodio della WWE My Rise. Ci siamo, diventati campioni del titolo americano nell'ultimo episodio e siamo in questo dojo molto Karate Kid. C'è anche Seth Rollins. Non capisco. Vediamo. With today's technology, I can watch wrestling anywhere. At home, when I'm out, on the toilet. Come on, everyone does it. Shorter matches are best to watch in the bathroom. Otherwise, your legs fall asleep. Anyway, as a favor to me and my circulation, think you can wrap up your next match in 5 minutes or less? Ah, match sfida. Possiamo battere Ricochet in meno di 5 minuti. Queste credo che siano, tutto sommato, missioni secondarie. Vabbè, accetto, questo magari non vi interessa, non ve lo faccio neanche vedere. Vediamo piuttosto cosa succede con Seth Rollins dopo questo match. Spero di farcela quantomeno, ecco. Allora, dobbiamo cercare di essere veloci e possibilmente anche brutali. Ecco, questo non è un buon inizio, però se lui va sulle corde sono tranquillo, perché tanto, che cazzo vuoi fare? Perfetto. Allora, abbiamo il counter là sopra, lo vedete? Sì. Perfetto, diamoci una mossa. Standing Spinner Flyer, ho sentito giusto? Oh, merda. Potremmo già schienarlo? Oddio, forse sì. Volevo fargli giusto la mossa finale, ma la mossa finale... sai che a questo punto, se abbiamo così fretta, non so neanche se ha senso... Eccola. Se ha senso provare a farla. Non lo so, dobbiamo malmenarlo ancora un po', secondo me. Silurato nella metà del tempo di 5 minuti. Next. Ecco, vediamo invece alla cosa più interessante. The Royal Rumble is right around the corner, but for some reason you've been unusually silent about it. La Royal Rumble. Ok. I'm still deciding what I want to do. Ma perché è interessato al mio da farsi? Perché siamo sotto la sua ala di cattiveria, diciamo così. Ah, Dio, sarebbe un eroe non farlo, dai. Ma sì, per forza. Se poi ce lo dice anche il nostro capo, anche se vorrei che non fosse. Ah, ok, match di qualificazione a 10 uomini di stasera. Che cazzo, è una cacciara clamorosa. Avversari a palate. Facciamo ste palate, vai. Vicile a 10 man Royal Rumble. Ah, ok, quindi una mini Royal Rumble in cui parto tra i primi due, tra l'altro. Ah, proprio buttati così senza un minimo di niente. Ok. Vabbè, hanno limitato all'osso le cazzi, le cose, tanti match. Beh, oh, ci sta, dai, forse... Piuttosto che perdere tempo in cazzi inutili come potrebbe essere magari su NBA. Qua ti buttano nel gioco a Van Verona e buonanotte. Il problema è che io non so come si butta fuori la AJ Styles. Oh cazzo. Non ho idea di come si butti fuori la gente dalla Royal Rumble. Oh! Holy shit! No, ma Shelton Benjamin c'è ancora! Oddio, uno dei miei idoli! Oddio, l'airone! No, non mi venire a pestare, airone, ma quanto è diventato grosso poi, tra l'altro? Oh, ma mica era così grosso una volta! No, vabbè, ma Shelton Benjamin, che figata! Che figata! Perché devi rompermi i coglioni quando voglio... eliminare la gente. Mossa finale. Via AJ Styles. A dormire. Tanto non mi sembra che possa tenere la mossa finale per difendermi. Almeno non è stato spiegato così. Quindi la teniamo per eliminare per adesso. Una volta mi ricordo, sta cosa me la ricordo abbastanza, che si poteva usare la mossa finale per difendersi anche dall'eliminazione. Però boh. Ancora gente deve entrare. Oddio, madonna, due ne ho presi con sto volo a caso. Umberto Carrillo. Ma poi sta gente non so chi è. Io l'unico che non voglio pestare è Shelton Benjamin. Ah, lui è Umberto Carrillo. Ok, sì, vero.
Vero, vero. Ok, mi sono portato a casa una mossa finale. Vorrei magari cercare di utilizzarla in un momento un po' più... Ah, così? Senza usare la mossa finale? Vabbè, si gode, un altro fuori, ok. Come ho fatto? Non lo so. Sto cercando di morire qua sopra. Che cazzo sto facendo? Siamo in 2, 4, 6, 7 su 10. Ok, due li voti fuori io. Tra l'altro, no! L'airone! No, Samoa Joe, devo riempirlo di mazzate adesso. Ma come cazzo si permette di aver buttato fuori uno dei miei idoli d'infanzia? Stupido. Non lo posso dire. Non siamo su Twitch, ma non lo dico comunque per abitudine. Vabbè, ma è più semplice del previsto farsi buttarli fuori. Non serve a un cazzo la mossa finale, scusa. No... Questo l'ho buttato fuori a caso. No, no, che ancora mi buttino fuori così, oh. Porca puttana, c'è un'ansia. Aia! Chi è? Ziggler, no, questo. Ma come stordimento? Ma per due legnate! Ma stordimento di che? Alzati, oh! Ma mi ha tirato una gomitata, stordimento. Meno male che non mi sta cagando nessuno. Recupero anticipato, ma veloce anche, oh. Ma sei pazzo? Dai. Questo va tirato via con la mossa finale, deciso. Via. Ah, guarda, non serve neanche. Fuori dai coglioni, subito, proprio. Godo. Godo, godo. Così impari a buttare fuori Shelton Benjamin, coglione infame. No, non lo sopporto. Via, via, vai, fammi fuori dai coglioni. Guarda che faccio volare pure questo. Vai, mossa finale. Ciao, grande Ale. Saluto a Massorret. E siamo in tre. Li buttati fuori tutti io. Pensavo di essere scarso. Dovrei forse alzare un po' la difficoltà a questo punto, mi viene da pensare. Ho imparato abbastanza da giocare per alzare la difficoltà. Casomai nel prossimo livello... Livello... nel prossimo episodio la alziamo. Holy shit! Vabbè, adesso questo lo riempiamo di mazzate, zio Khan, finché non ti faccio volare... Proprio non fuori dal ring, fuori da proprio la stratosfera della WWE. Umberto Carrillo è il nostro rivale per la Royal Rumble. Dai, farmi ridere per piacere. Umberto! 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 Sai cosa facciamo? Facciamo prima questa, così ci dà due mosse finali. La mossa proprio anche da cattivo, perfetto. Prima gli fai la mossa finale caricata. Ok. Sputaccio, calcione, stordimento, ma tu lo tiri sullo stesso e secondo me non serve neanche fargli la seconda mossa finale. Lo prendi, lo lanci e questo va via da solo dal match. Si va alla Royal Rumble, signori! Si va alla Royal Rumble! Ho massacrato tutti! Alzeremo la difficoltà, ma mi è piaciuto molto questo match, andiamo. E abbiamo ricevuto i complimenti anche di Seth Rollins. Vedi, vedi, beh, è servita questa deviazione... dalla storia principale, o forse no, non è chiaro quale sia la storia principale e quale no, a dir la verità. Ah, che tra l'altro lui è proprio il campione. Io me lo ricordavo fosse stato campione, ma non pensavo lo fosse ancora, o è tornato a essere, insomma, ripeto, ho perso negli anni un po' il seguo qualcosa qui e qualcosa là. Ah, quindi lui alla fin fine è il nostro obiettivo, tutto sommato, lui. Don't want to ruin your big night, but I have some bad news and thought you should hear it from me first. A cattive notizie, Seth Rollins. Che cosa succede? Management has started drawing entry numbers for the Royal Rumble. Ah, sarò il numero 2, ti pare. Adesso qua. Qua son cazzi. Qua forse potrei lasciare la difficoltà così com'è, perché sennò buonanotte, mi sa, il numero 2. Mamma mia. Damn. Damn. Direi altro che damn, però. I tried talking to Mandy, but she couldn't change it. There's only so much power I have around here. But look, I was in the same spot. Nella stessa situazione. E cosa hai fatto? Ha vinto? Che non lo so. I can't remember. Did you win? No. No, quasi 50 minuti, sono arrivato tra gli ultimi 5. Tu puoi fare di meglio, puoi vincere. Poi sconfiggerai l'Universal Champion di SmackDown a WrestleMania e controlleremo insieme la WWE. Che bella questa cosa, però.
Mi piace questo plot twist. Io pensavo alla fine di andare contro di lui, invece potremmo essere i cattivoni alla testa della WWE. Io SmackDown e lui a Raw, pur essendo che siamo entrambi a Raw, a dire la verità. Ok, perché chi vince a Royal Rumble, ricordiamo sempre, ha il diritto di il match per il titolo a WrestleMania. Sembra un gran bel piano, aggiungerei, non solo un bel. Guarda com'è soddisfatto lui, ok? Mi piace, mi piace. Mi piace. E ragazzi, non abbiamo avuto neanche il tempo di pensare di cambiare difficoltà o qualsiasi altra cosa che si era pensata prima. Siamo alla Royal Rumble, siamo da numero 2 e ci viene chiesta un'impresa titanica, veramente titanica. Non posso credere che l'unico modo per arrivare a WrestleMania a lottare per il titolo sia vincere il Royal Rumble da numero 2, perché veramente sarebbe una cosa incredibile. Ok, non mi ha dato neanche la possibilità, è troppo fresco evidentemente per l'eliminazione. Ok, è entrato Paragon J. Pierce, io e te dovremmo essere amici. Ecco, cheat, la prima cosa che fai è cominciare a pestarmi. Ok, campione, va bene. Ok, non sta andando bene perché il coglione qua mi sta riempendo di mazzate. Meno male finalmente sono riuscito a reversarne una. Quante te ne vorrei dare adesso, guarda, per tornarti tutte quelle che mi hai dato prima. Bella questa. Oh merda, è entrato Kane. Ma com'è entrato Kane? Ma merda. Ma che cosa vuoi? No, ma perché tutti quelli che entrano se la prendono con me? Ma che vi ho fatto? Dai, lasciatemi in pace. Ma lasciatemi, lasciatemi che mi gestisco. Ma aiuto. Ma basta, non potete tutti avercela con me. Ma non è possibile. Ma basta. Oh, vaffanculo anche te, Kane. Questo cosa fa? Si è inginocchiato? Boh, beccati sto suplex, va. Poi io. Qua bisogna cominciare a buttare fuori la gente. Vai, partiamo pure un download di WWE. Qua bisogna cominciare a buttare fuori la gente, su. Perché sennò qua non la finiamo più, eh. Oh, e via uno. A posto. Via, a dormire il primo, su. E io devo arrivare fino in fondo. Devo cercare di gestire le energie con calma. Adesso approfitterei che nessuno viene a pestarmi. Madonna, che rischio, ragazzi. Madonna, che rischio. Se non la riversavo ero fuori, eh. Con questo qua. Con Kit Lee. Mannaggia la puttana che da quando è entrato mi ha fatto un casino dietro l'altro. Fagli la mossa finale a questo. Non ci credo. Non ci credo, mi ha fatto anche sprecare la mossa. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ho fatto più fatica a battere Ciampa che quest'idiota. Dobbiamo cominciare a far uscire la gente, perché sennò io qua posso distreggiarmi anche bene come sto facendo. Ma se la gente non si... Guarda, ma come fa questo? Ma basta. Vaffanculo, beccati sto DDT. Basta. Buttalo fuori, cazzo. Se no la gente non entra, i numeri non vanno avanti. Sta Royal Rumble non finisce più. E vaffanculo, va, Dio santo. Vai in monete o mare. Oh, Dio mio. E dai, eh. No, no, ok, no, ok, no, 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 ok, no, 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 no. Ero bello nell'angolo, tranquillo, devo gestire le energie. Senti, ti ho già preso a legnate il scorso match che non dovevi neanche essere qua, Hector Flores. Cosa ci fai qua se ho vinto io il torneo di qualificazione? Scusami, niente, torna dentro. Io non le posso fare ste robe però. Aia. Olè, reversata. E becca sto calcione in faccia. Hector, non ti è bastata la romanzina che ti ho dato l'altra volta? No, me par, no? Ma come cazzo sono uscito? Dai, da Paragon J. Ma me l'ero gestita alla perfezione. Ero pieno di energia. Avevo buttato fuori 2-3 persone con la mossa finale. Ma come cazzo sono uscito? Ah, attenzione, attenzione, attenzione però. Dato che il vincitore della Royal Rumble ha deciso di affrontare il campione di NXT, pensa che idiota, che poi non ho capito chi abbia vinto questa Royal Rumble, i match per i titoli WWE e Universal sono ancora in palio. Ho fatto sì che una superstar di Raw avrà l'opportunità di scegliere quale tra i due match. Sarà un triple threat a Raw
a decidere chi avrà questa occasione. Hashtag organizzato, vabbè. AJ Styles, Raw Ciampa e Switching Music. Chris saperà il biglietto per WrestleMania. Questo però, ragazzi, nel prossimo episodio. Dopo aver fatto non una brutta figura, però siamo usciti in una maniera, una strafigura in me, avrebbe detto Ciccio Valenti ai tempi. Dobbiamo rifarci qui. È la nostra unica, ultima e unica chance per WrestleMania, ragazzi. E detto questo, direi che ci possiamo rivedere nel prossimo episodio in cui andremo a vivere questo match e altri che saranno di sicuro interessanti. Allora sì che abbiamo intrapreso la strada verso gli Universal Championship, bla bla bla. Intanto sia campione degli Stati Uniti e quello non ce lo dimentichiamo. Grazie per il supporto come sempre con i mi piace e ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi video. WWE stream la sera, tutto quanto lo sapete già. Ciao boys!